Ecco una festa che, in cui si riconosce tutto Megna e in cui festa vuol dire fare comunità, essere comunità. La festa di quest'anno è la 120esima edizione nel centenario dell'Urna Nuova, vuole essere una festa di comunità, di incontro delle persone che dentro hanno un segreto che vogliono condividere. È il senso della festa, è il senso dell'amicizia. Il Vescovo, che sarà presente alla processione di sabato 26 agosto, ci richiamerà proprio a questo tema bello, vero, della festa e della comunità. Presidente, cosa rappresenta, non solamente per il distretto dei Laghi, questa festa all'interno della comunità e oseremmo dire dello stesso Piemonte? San Vito ormai è una manifestazione d'eccellenza, diventato uno degli attrattori turistici più importanti del nostro territorio, nonché un momento culturale e sociale di aggregazione straordinaria. E richiama tra l'altro appunto tantissima gente. Assolutamente, San Vito richiama gente ormai da tutta Italia, perché dal Piemonte sicuramente sentiamo gli echi di questa manifestazione che arrivano ovunque, quindi è diventata assolutamente una delle manifestazioni più importanti non solo dell'estate cusiana ma di tutta la regione Piemonte. Un programma intenso nel solco della tradizione, tra l'altro vediamo grandi nomi di artisti, Mal, un bel ritorno il suo perché domenica tra poco sarà di casa, è veramente una grande manifestazione. Hai detto te Mal, può essere di casa perché è già stato qua, abbiamo puntato anche sui comici Pampers che sono già stati qua gli anni pre-Covid e avevano fatto un buon risultato. Abbiamo puntato su un artista, Shade, che fa milioni e milioni di visualizzazioni su YouTube con i suoi video. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, insomma. Tanto c'è, poi non possiamo dimenticare i fuochi d'artificio, ricordando che la festa inizia il 19 per concludersi poi il 28 d'agosto. Fuochi d'artificio piromusicali. Certo, come tutti gli anni ormai, i fuochi piromusicali il 27 agosto, tramite un nostro concittadino Fabio, GFG, saranno come sempre belli, non mancheranno di certo. E poi c'è gastronomia e il famoso banco di beneficenza, in forma moderna adesso. Certo, la notizia un po' rilevante oltre ai cantanti magari è che da quest'anno ritorna il banco nelle sue vecchie vesti.